Buongiorno ragazzi, oggi se vogliamo continuare il nostro percorso nella musica popolare tradizionale bolognese parliamo di un personaggio molto importante, parliamo di Mario Medici. Mario Medici, detto Marien, è stato un vero menestrello, lo chiamavano il menestrello. Era un personaggio molto brillante e melodioso, dove veniva spesso chiamato a suonare nelle osterie, era una persona molto di compagnia, molto dalla battuta sempre pronta. Quando c'era lui, il locale si riempiva tutte le sere. Ha avuto anche un periodo difficile perché è esiliato a Parigi, dove ha avuto una grossa nostalgia per la sua città, per Bologna, e quando è rientrato a Bologna ha scritto una delle sue canzoni più rappresentative, che è appunto Parigi-Milano, Sans Danimante. Ha collaborato molto con altri cantautori dialettali bolognesi, soprattutto con Quinto Ferrari, ed è morto nel 1984. Una delle sue canzoni più importanti è quella intitolata Padre Marella. Padre Marella, personaggio di chiesa molto, molto rappresentativo per la storia di Bologna, che è stato considerato venerabile nel 2013 ed è stato beatificato nel 2020. Questa canzone di Mario Medici si intitola appunto Padre Marella. Calciato che stendeva la mano all'angolo la viporeccia, gli uccelli l'aveva in fuscello, a sguardo pieno d'umiltà, l'aveva l'alma pura come il suo ragazzo. Calciato che stendeva la mano all'angolo la viporetta, con la sua filosofia, la sua filantropia, avleva bene a tutti e tutti i plevan ban. Calciato che stendeva la mano all'angolo la viporeccia, un del le scompare la zanna, la scelta mandeva perché non era più lei, cos'era mai capite e un cinema